E pura vita ragazzi, benvenuti nuovamente su Bioshock. Continuiamo questo incredibile gioco dove l'abbiamo lasciato nell'ultimo capitolo, dove sapete che abbiamo girato un posto Efestus, una roba del genere che non mi ricordo come si chiama sto posto. Abbiamo creato una bomba, abbiamo fatto un disastro. Adesso è ora di andare nell'ufficio di Ryan. Al comando di Rapture. Sì. È ora di andare a affrontare Andrew Ryan, presumo. Nel mentre ragazzi, come al solito, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, commentate tutto, condividete, non ci dimentichiamo, le grandi C, commentate e tutto. Vediamo cosa ci aspetta qua. Non ci sono più non vedo Little Sisters qua. Ok, una cosa che si ringrazia. Anche nei libri pieni di menzogne qualche volta si può trovare la verità. C'è un tempo per tutto. E ora che ti vedo in carne e ossa, so che non posso alzare la mia mano contro di te, ma voglio che tu sappia che sei la mia più grande delusione. Grazie, mamma. Può sentirmi? Atlas! Puoi anche uccidermi, ma non avrai mai la mia città! La mia forza non è nel ferro e nel fuoco! La mia sì, eh? Questo ciò che i parassiti non capiranno mai! C'è un tempo per tutte le cose. Ah, eccolo. Un tempo per vivere e uno per morire. È arrivato il tuo di morire. Un tempo per costruire e uno per distruggere. Vieni, figliolo. C'è un'ultima cosa della quale discutere. Mi sta aspettando. Questo è, è l'audio che abbiamo appena preso, Aspettiamo un attimo per ascoltarlo. Alexander hanno provato a spiegarmi la scienza, ma Su Chong non crede a loro. Continuano a blaterare di ricostruzione plasmidica e cromiglio quanto. Poi la gente improvvisamente torna in vita. Stronzate. Ovviamente per il test Ryan lo farà sintonizzare esclusivamente sulle sue frequenze genetiche. Cosa? Ryan ha impostato la distruzione del nucleo! È una cosa diversa da quella che hai fatto tu! Smettiamo di far passare quell'aria tutta la città! Vada a decidere il sistema per farmi prima che sia troppo tardi! Non sento quello che dici, papi! Forse non hai capito te il problema, ma... Admin Office, Andrew Ryan, ok. Peccato che l'audio... di gioco e l'audio del, per assurdo, l'audio sia così mal ottimizzato, perché quando c'è casino nella, qua nel mondo non si sente un cazzo di quello che dicono. Sei sicuro che non si può andare lì? Vabbè, mi fido. Qua sta crollando tutto, andiamo, va. Cos'hai per me, Ryan? Sacco di audio. Ascoltiamoli. È la tua cagnolina? Molto. Grazie, papà Su Chong. Spezzale il collo per me. Com'è? Cosa? Spezza il collo della cagnolina. Perché? No, ti prego. Per cortesia, potresti rompere il collo della cagnolina? No. No! Molto bene. Sviluppo avanzato, lotto 111, dottor Su Chong, cliente. Non sarò mica io. Futuristics. Ora il bambino ha un anno. Pesa 25,4 kg e ha pressoché la muscolatura di un 19enne in salute. E? I risultati sono deludenti, ma entro i limiti di tolleranza. Cazzo vuol dire? Un anno, 25 kg e più è muscolato come un 19enne in salute. Che cazzo, è un demone da per uccidere, distruggere, sì?
Perché non apri? Oh, a cagare. L'assassino ha superato anche la mia ultima difesa. Chi era? E ora sta venendo a uccidermi. Sì. Alla fine, cosa distingue uno schiavo da un uomo? Cosa distingue? Denaro? Potere? No. Un uomo sceglie. Uno schiavo obbedisce. Mm-hmm. Credi di avere dei ricordi? Una fattoria, una famiglia, un aeroplano, uno schianto. Sono io il bambino, e vero? Poi questo posto. C'era veramente una famiglia? L'aeroplano si è schiantato o è stato dirottato? Mm. È stato costretto all'atterraggio da qualcosa. Allevato e reso inerme per una vita, finché non è stato attivato da una semplice frase del padrone. Chi è stato mandato a uccidere? Uno schiavo o un uomo? Uno schiavo obbedisce, un uomo sceglie. Calmo. Posso ucciderlo e basta, mi stai dicendo? Entra. Fermati, per cortesia. Spara. Per cortesia. Una frase potente. Suona familiare. No. Per cortesia. 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 Dovresti andare all'ufficio di Ryan e uccidere quel bastardo. Mm-hmm. Siediti. Per cortesia. Che? Salta. Per cortesia. Corri. Fermo. Che? Girati. Sono un cane, che è successo? Un uomo sceglie. Uno schiavo obbedisce. Aia. No. Uccidi! A chi? Ostia! Non l'hai ucciso. Un uomo sceglie! Ryan. Uno schiavo obbedisce! Mi sa anche a me. Obbedisci! Minchia. Ok. Rigati su! Prendi la chiave genetica di Ryan! Per cortesia, ficcala in quella maledetta macchina! Mm-hmm. Questa è la stanza di Ryan. C'è qualcosa? Ah. Un coso da soldi che non te ne fai più. Presumo niente. Qua per se muori, che vorrei capire come. Vediamo cosa sta succedendo. Mi sa che finisce il gioco così. Atlas è il bastardo. Ovviamente. Scusate un secondo, ma non mi sta molto sul cazzo sta cosa. Effetti, abbassiamo gli effetti. Diavolo, per sei mesi sono stato addirittura un cinese.
Ma tu sei stato un tradito e ti meriti un po' di onestà. Il mio nome è Frank Fontaine. Fontaine? Ora appena quella macchina terminerà di processare la chiave genetica che hai appena sottratto a Ryan, io governerò Rapture. È stato un vero amico, ma sai come si dice, mai mischiare l'amicizia con gli affari. Chiaro. Annulla l'allarme presso una macchina di spegnimento robot. E ce n'è una? No! Doveva succedere, spero. Sono caduto. Mi hanno ucciso, sono caduto, Sono morto? No. Non posso essere morto, scusami. Cos'è successo? Ok, siamo dalla Tenenbaum. Ok. Doveva andare così. Benvenuto nel luogo in cui sei nato. In cui sei nato? Ah, sei diventato grande. È grosso? Sei sempre stato alto, anche da bambino. Oh, e che brutto carattere avevi. E tu sei ancora in collera, ya? Sì, sì, ce l'hai con Fontaine. Ma credo che dovresti avercela anche con me. Non sono stata una buona madre per te. Hai salvato molte delle mie piccole. Sono in debito con te. Già. Mentre dormi, lavoro su di te. In questa condizione mentale che ora annullo, il controllo di Fontaine non è più totale. Ma potrebbe ancora essere in grado di tirare dei fili molto spiacevoli. Abbiamo creato la tua mente con molte porte chiuse e molte chiavi. Fontaine ha la maggior parte di quelle chiavi, ma non tutte. Ho progettato io il tuo corpo. Ma Su Chong ha progettato la tua mente e ha insegnato a Fontaine come controllarti. Chiaro. Con un po' di fortuna lo troverai nel suo appartamento a Mercury Suites. Ok. Lì scoprirai parti di te che nemmeno Fontaine può raggiungere. Salvati dal meccanismo di Fontaine.
sento un Big Daddy. Con la bambina? Andiamo, Mr. Ford! No, niña. Alzati, Mr. Bolla. Alzati. Stai zitta, no. Vieni qua. No. Non resistere. No. Boom. Grazie, signora. La dama migliora ogni aspetto di un uomo, tranne il carattere. Forse esiste un plasmide capace di potenziare lo spirito. Forse nel tuo DNA risiede questo segreto. Ho mandato una bimba con dei doni per alleviare il tuo fardello. Dai, dov'è? È ora della nanna. È lui. Grazie. È lui, è quello che ci ha aiutato. Notevolmente tutti i danni fisici. Pronti. Migliora Eve, slot. E incenerimento 2, eh? Pronti. Ah, ma ci sono tutte le versioni 2 poi, eh? Attenzione, che altro c'è? Elettroscarica 3. Minchia. Che sapevo. Vabbè. Uno l'abbiamo salvata. Ne manca un'altra. La troveremo. Zitto. Che volo che hai fatto, capo? Tutto a posto? Dovrebbe andare a star cazzo adesso. Allora, vediamo un secondo la strada. Obiettivo, ok, deve essere di là per forza. Diamo un'occhiata velocissima, ragazzi. Da qua vengo. Ricorda, Mary, la sicurezza di Rapture è la nostra sicurezza. Acqua che non mi dice niente. Non è di qua comunque, eh. Di qua invece? Fontaine ha allevato un piccolo mostro. Quando parla, cioè quasi mai, il suo accento è pesante e sgradevole. E i capelli luridi. Sembra che indossi sempre lo stesso maglione macchiato di mostarda. Ma devo riconoscerlo a Frank. La piccola ebrea è il classico diamante grezzo. Nessuno studio formale, nessuna esperienza. Ma basta metterla davanti a una sequenza genetica e diventa Mozart al clavicembalo. Ok. Andiamo avanti allora. Vediamo di cercare sto Big Daddy. Comunque, per chi non lo sapesse, non l'ho detto perché penso sia abbastanza interattivo. Comunque qua vedete quante Little Sister ci sono in questo livello. Ne manca un'altra. Se trovassimo abbastanza punti, io farei l'elettricità. Attenzione. 3. Eri comodamente. Cazzo. Il testamento. Il testamento di chi? Vediamo di prendere tutto quello che troviamo. Dardi. Dardi. Sapete che effettivamente ne abbiamo un botto e non ne stiamo usando mezzo. Usiamoli, ah, perché no? Vediamo quanto dovrebbero essere potentissimi. Interpreto perché...
Non se sbagli, ma... Se non sbagli, però... Dai, sbuca. Non saresti dovuto venire qui, diventa. Affanculo allora, ok? Sento il Big Daddy. Abbiamo l'ultima, credo l'ultima. L'ultima del livello sicuro. Via da qua. Grazie. L'ho attaccato via, eh? Importanti questi. Posso aggirarlo? No. C'è qualcuno felice, eh? Dove sei? Aumenta il danno della balestra, ma sì. Nessuno può prendermi in giro, ragazzi. Prima che tu pensi di muoverti, faccio già io per te, ok? Quando ho finito con l'artista, l'ho lasciata com'era nel bagno. Ho visto, ho sbagliato che aveva veramente. Lavorata a mano. Era carina, sai. Nera e rossa. E siamo, ragazzo. Affanculo. I miei nuovi amici ti raggiungeranno. Spero che facciano in fretta. Per favore, Quando ho finito con l'artista. Scusate, ma ogni tanto decidono di interrompermi. Visto che aveva una coperta mezza lavorata a mano vicino al letto. Muori. Era carina, sai. Nera e rossa. Davvero bella. Così l'ho presa per, non so, darla da finire a qualcuno. Perché fosse utile a qualcuno. Non mi sembrava giusto lasciarla lì, tutta sola. Hai fatto bene. C'è qualcosa per me? Vediamo un attimo cosa c'è qua. Niente, strano, ma può essere. Spieghi. Dovrebbe fare male anche a te. Invece no, vabbè, tranqui. Andiamo avanti per la nostra strada. Questo sì, giusto per non lasciarlo qua. Yes.
vengo da qua, giusto? Ok, dovremmo avere tutto più o meno. Dardo incendiario. Devi avere un minimo di mira per riuscire a usare questo. Però dai, fa malissimo, quello sì. Ah, aspetta, fermi, bravi, abbiamo Liv. Andiamo a usarlo al volo. Se non sbaglio è subito qua. Sei al verde? Noi di Surgical Savings saremo felici. Velocissimamente, Dovrebbe esserci un banco di Eve qua. Me lo ricordo. No? È un brutto quartiere tutto qui. Market tornerà come prima. E tutto si sistemerà. Che stecca che gli ho tirato. Sono sicuro che se la ricorda tuttora. Abusivo! Parassita! Fuori da casa mia! Questa è casa tua? Permesso. Piacere. Una balestra? Peggio, eh? Per te è peggio. Nessuno ti ha invitato, ragazzo. Scendi. Disinvitami. Dove sei? Appunto. Spiritosi ancora. Ma capite che ormai. Dispiace a me quanto a te, ragazzo. Fateli capire la mia storia. Ho passato 12 anni qui sotto. Grosso investimento. Non si può mollare una truffa di questa portata come se niente fosse. Sì, tranqui. Sembra che ci siano scintille tra Fontaine e la sua spilungona tedesca. Perché uno come Fontaine dovrebbe perdere tempo con quella crocca stramba quando potrebbe servirsi da qualunque piatto desideri? È una cosa che va oltre la comprensione di questo paparazzo. Ha persino cambiato il codice d'accesso in 5744, forse per essere certo di non ritrovarsi la spilungona. 5744, mi sa che è il codice, ragazzi, eh? Guarda questo cesso! Non è rimasto nulla! Neanche te! Pensa a te! Guarda la mia casa devastata da Fontaine e dai suoi porci! Puttana t'han chiamato anche! Chi lo sa, ma sono sicura che ci sia una risposta nell'appartamento di Sushong. Non mi crederai. C'è stato un tempo in cui questo posto era bellissimo. Sicuramente, non oggi. Sono cagato addosso. Ma stracagato addosso, Ragazzi, sapete che stiamo cercando di guardare un po' tutto, ecco. Fa sempre comodo esplorare in sto gioco. Sono per caso tornato indietro? Meglio, Ciao.
andiamo giù. Aia. Dovrebbe essere, se non ricordo male, 5744. Non so dove mi porterà, ma... Dicono che salvare una vita è come salvare il mondo intero. Qui ho creato un posto per i bambini. Ma sei tu il loro salvatore. Già, vedo. Tuttavia c'è altro lavoro ancora da fare. Casa di Frank Fontaine? Ah beh, c'era da farlo. Non era optional. Pensavo fosse tutto secondario. Calmi, calmi. Te li smonto, eh. C'è da sopravvivere, presumo. O distruggere la telecamera. Basta. Siete infiniti, non ho capito. Ah, bisogna resistere. Chiaro. Mi sono fatto vedere dalla telecamera come uno stronzo. Ecco perché. Basta. Basta. Finito, no? Posso andare avanti per la mia vita? Grazie. Apri, va. Andiamo da sto stronzo. Qua non ci possono essere. Little Sister l'abbiamo già prese. Abbiamo un audio. Aspettiamo ad ascoltarlo. Questi tristi personaggi vengono a Rapture pensando di essere dei capitani d'industria, ma dimenticano tutti che qualcuno dovrà pulire i cessi. Mi hanno dato una grande opportunità, la vita di questi poveracci in cambio di un piatto di zuppa calda. Chi ha bisogno di un esercito quando c'è l'Ostello Fontaine? L'Ostello Fontaine, addirittura. Due porte. Secondaria, principale? Perfetto, allora secondaria sia. Ma fa un culo. Quando dicevamo che campo elettrico sarebbe stato il massimo nel campo del potenziamento, ci sbagliavamo. Il nuovo campo elettrico 2 è ancora meglio. Non essere colpito, colpisci tu per primo con campo elettrico 2. Questo è il tuo ufficio. No, non è vero? Ok, tutto è secondario qua. Deve esserlo, no? Che alcolizzata che ci stiamo per dare. Ne vedevo due. Intossicazione. Peccato che non ti dia un achievement per essere un alcolizzato. Non dovrebbe, ma sai, sarebbe divertente. Cos'hai per me, Fontaine? Niente, sono ricco a quanto pare. È dura la sbronza oggi, eh? Mamma mia! Basta bere. C'ho sto vizio di fare E a tutto quello che si muove, è chiaro. Basta. Ma sì, perché era lì. Lo lascio senza scorte. Io vengo da una e ce n'è un'altra.
Com'è? Ah, no, come? Questo è tornare indietro però. Mi sta aspettando da qualche parte il merda. Era secondario allora la casa sua. Ok, ok, era tutta secondaria sta cosa, perfetto. Infatti non capivo. Mi mandava da tutt'altra parte, effettivamente. Effettivamente non è di qua. Sono ricco, dicevamo, no? Ma prima fammi pagare tutto meno, va? Grazie. Ce li ho già, ce li ho già. Vai, apri qua. Quella Tenenbaum non è come credi. Altro che Florence Nightingale. Ovviamente giriamo. Basta. Troppo forte. La pistola è troppo forte. Può diventare quello che vuoi, ma... Kane è diventato una specie di uomo nero a Rapture. Quel mito gli dà forza. Ma dietro a timori e a frottole, lui è solo un altro truffatore. E come tutti i truffatori, ha paura di essere lui a finire fregato. Chiaramente. Ecco perché ha ordinato il lotto 192. L'antidoto al plasmide di controllo mentale. Fontaine ha detto di non parlare a nessuno dell'antidoto, nemmeno la Tenenbaum. C'è un antidoto al controllo mentale. Aspetta un attimo. C'è ancora quella sostanza. Non l'abbiamo già vista nell'appartamento di Fontaine? La troveremo anche nel laboratorio di Sushong. Fammi strada. No, obiettivo, recupera la droga, lotto 1992. È qua allora. Detesto vederti in quel mondo, ragazzo. Diavolo, io già ero quando sei nato. Hai avuto un cane che hai dovuto abbattere. E ci spezzi il cuore. Ci provare neanche a fuggire, sai. Aspetta, dove mi stai portando? In camera sua c'è? Se c'è in camera sua, fatta. Tanto il Big Daddy non ci interessa minimamente, visto che abbiamo già le Little Sister salvate qua. Potrei portarmelo dietro, sì, ma non ci sta qua dentro, quindi tutto sommato non avrebbe senso. Adesso questa è casa sua, vuol dire che è qua l'antidoto. Vediamo. Fa strano, perché siamo passati di qua. Vabbè che non sapevi che era lì, quindi effettivamente, ma... Vediamo se è qui almeno. Apri. Sembra di sì. Sì. Perché hai tirato fuori quello? Sì, il composto sta facendo effetto. Gli effetti della suggestione mentale sono scomparsi, ma ci saranno di sicuro degli effetti collaterali. Ovviamente. Prova la macchina dei plasmidi più vicina e valuteremo i danni. I tuoi plasmidi sono diventati instabili e sei temporaneamente impossibilitato a scegliere quale equipaggiare. Ecco perché c'ho questo a cazzo. Un altro dosaggio per eliminare del tutto gli effetti. Gut,
Ora vai a cercare il laboratorio di Sushong ad Artemis. Non c'è dubbio che ci sarà altro di questo lotto 192. A scendere, no? Trova una seconda dose. Adesso bisogna andare nel laboratorio, quindi comunque sei obbligato a farli entrambi. Vabbè, ci sta. Dardi criogeni 3. Tanta roba questa comunque, eh? Vediamo dove dobbiamo andare. Questo è pressoché inutile, direi. Cioè, comodo, ma bah. Va bene anche così. Dove cazzo ci stiamo andando adesso, gioco? Vorrei far tutto in sto episodio, ragazzi, quindi mal che vada lo teniamo un po' più lungo. Sono brava gente, te lo garantisco. No, non cambi! Qualcosa dalla superficie. Ma morite o no, ragazzi? Non ho capito io. Non uscirà. Pensavo di aver abbandonato l'ideale della rivista. Permesso. Grazie dei tedeschi. Si sono immolati. Presumo ce ne andiamo. A questo punto. Non so esattamente dove, però dobbiamo andare al laboratorio di Sushong, interpreto, e prenderci l'altro dosaggio. E sia. Cos'ho? In furia. Chi? Sembra una zona nuova, effettivamente, eh. Ero così arrabbiata quando sono scesa qui, ma... Mio Dio, non avevo idea. Ci sono uomini armati dappertutto. Ho visto una donna scalare la recinzione per tentare la fuga. Una delle guardie di Ryan l'ha indicata e lei ha preso fuoco. Così? Ma che sta succedendo qui? Bel casino sta succedendo qui. Due Little Sister anche qua. Mi sa che ho sentito già la prima. Andiamo, Mr. Paul. Sì, dove sei? Te reviento, niño. Zitto. I frame, fermi tutti. Che cazzo di vita avete? Ho rotto il cazzo, eh. Cazzo di vita pensate di poter avere voi? Non ho capito io. O il mitra spara coriandoli, che è un'alternativa, eh. Alternativa validissima, tra l'altro, ma... È ora della nanna, mi dice. Hai detto è ora della nanna? Chi l'ha detto? Brutto, eh? Lo so che dà fastidio. Anche a me. Che succede? È troppo pericoloso rielaborare i tuoi plastiti nella condizione in cui ti ha messo Fontaine. Dovrai arrangiarti con quello che hai. Ok. Sono i contrabbandieri e
Dico, a me interessava il Big Daddy che ho sentito qua. Non c'è più? Sono pazzo? L'ho sentito. Sto tornando indietro, vero? Però, sì. Diamo un'occhiata. Mi sembra di averne sentito uno, eh. Zitto. Ma in teoria non è di qua la strada. Ottima scelta. Bravi, fatevi trovare già per terra, che così siete belli comodi per quando vi devo spaccare i denti. Abbiamo voltato le spalle. Cosa? Ehi, signora! Nei fiumi scorrerà il sangue! Perché non l'hai preso? Perché lui prende me e io non prendo lui? Vieni qua. Non ha senso sta cosa, ma ok. No. Ma mettimi l'arma che voglio io. Esatto. Essere un Big Daddy però, non posso andarmene via così. Non c'è un Big Daddy in giro, mi stai dicendo, dai. È così, Sita! Per favore, aiuto! Para stare al mondo. In posti chiusi non credo siano, i Big Daddy, ma... Nel dubbio guardiamo, ma... Silenzio! Tu sia maledetto! In questa città! Fai silenzio. Vengo da qua. Puoi mica lasciarmi a piedi dopo che ne ho presi tutti, però. Parlando in inglese sono io? Non ha senso, dici, giustamente. Ma che ti venga in mente di alzarti. Con lo spiritoso. Medico esperto 3 mi sembra ottimo. Ma sì, ma puoi mettermi quello che vuoi, tanto non li uso, risolvo, no? Quella sicuramente non si alza, ecco. Test clinico del plasmide, sistema protettore, lot 255, dottor Su Chong. Cliente Ryan Industries. Ce l'ho. Giornata molto frustrante. Non riesco a imprimere quei dannati Big Daddy nella testa di queste mocciose. Il legame di protezione non si forma. Papà Su Chong. Stai parlando.
Cassi la sequenza genetica per... Papà Su Chan! Via! Via! Papà Su Chan! Papà Su Chan! Per una ostia la niña! Levati di mezzo, schifoso mostriciato! Cosa... Oh, ostia, ti ha chiamato il Big Daddy, è finita per te. Ah, sei proprio Su Chong tu. T'hanno messo proprio tutto. Ah, amico mio. Hai riacquistato la libertà. Le droghe di Su Chong non dovrebbero farti effetto. Perfetto. Prendi la batisfera per poi il Prometheus. È il momento di sistemare questa faccenda. No, non mi serve un Big Daddy todavía. Ancora no. Non so perché l'ho detto in spagnolo, ma... comunque avete capito il problema. Mi serve un altro Big Daddy che deve sbucarne uno qua. Ciao. Non dovevi entrare. Che hanno mandato loro, vero? Cazzo fai, stronzo? Calmiamoci, per favore. Ryan t'ha mentito, fratello. Sappilo, accettalo, vivi con questo problema. Facciamo così, ragazzi, pauso un secondo il video, cerco il prossimo Big Daddy e continuo. Facciamo prima, perché sennò girovaghiamo ore e ore per niente. Quindi, ragazzi, ci vediamo quando ho trovato il Big Daddy e ce ne stiamo andando da qua. Va bene? Quindi a brevissimo. L'ho trovato, ragazzi. Era di strada. Ciao. Era per strada. Va bene così. Pensavo molto peggio. Vi siete persi letteralmente niente. Che cosa posso fare davvero per queste bimbe? Sono una lurida peccatrice. Ma tu, forse tu, apri loro un futuro che io non so nemmeno immaginare. Non lo so, sai, se funziona così. Una bimba ti sta raggiungendo con un regalo. Fai attenzione. Non dire che corri, sai. Una bimba mi sta raggiungendo con un regalo. Vuol dire che di qua c'è il coso di Eve. In fondo qua a sinistra? Sì, lo vedo. Quando qualcuno signore. Vuol far grazie fare di averci salvato. Il proprio lavoro, si tira in ballo. Le palazze danno invidia del vicinato, diventa un inventore pacifico, riuscirà a trasformare nella spazzatura, non so cosa sia, ma allora slot per avere tutto al top. Quanto ne ho? 4 e 20. Quindi adesso finalmente posso fare elettroscarica 3, incenerimento 3. Che altro c'è di interessante? Le cose al 3 le userei. Dico hacker rapido. Interessa. Non mi interessa quello. Diminuisce il tuo rumore aumentando i danni da attacchi a corpo a corpo agli avversari. Un avversario ignaro. Questo ce l'ho già. Un po' di sì. Aperto in vendite. Questo mi piace, mi interessa parecchio, sai. Questo. La necessito io, Ok, andiamocene. È ora di andare.
padre. La sua luce risplende. Perché mi hai perdonato? Nell'oscurità. Forza, stronzo! Vieni! Tutto grossi cazzo. Vogliono resistere questi adesso, non ho capito. I don't give a shit. Chi è che dice I don't give a shit? Non l'hai toccata, che... Ah, amico mio. Facciamo così, ragazzi. Direi che lasciamo l'episodio qua. Questo. E magari, magari questo video lo taglio in due. E facciamo metà e metà, ragazzi. Quindi lasciamo l'episodio qua. E ci vediamo nel prossimo. Potrei fare anche così. Non so quanto durerà. Vabbè, dai, vaffanculo, andiamo. Manca un coso, quindi io direi che possiamo arrivare a Point Prometheus e lasciarlo lì. Sì, facciamolo così, passiamo a un'ora di video. Direi che è la cosa giusta. Quindi facciamolo. Tocco un po' una rottura di pallo così, ragazzi, ma è che giustamente, non ricordandomi quanto dura il cazzo di gioco. Va bene, va bene. Le vuoi fare a botte? Io ti scappo. Apri. Ma ho tutto l'Adam che c'è in città, bello mio. E adesso mi ci faccio un bel giro. Aprimi. Aprimi. Che cosa aspetti? Prendi come l'idiota. Ho capito, basta. Trova Fontaine. Apri porta, Fontaine! Il gonzo è proprio dietro di me! Non voglio bastardo. Neanche vederlo camminare! Pensi di fare? Avvicinarti e diventa un acquario. Scheisse, l'hai fatto scappare. Ho bisogno di un momento per pensare. Ah, ma certo, questo non sarà un problema. Trova un Big Daddy ed esaminalo. Ti suggerisco di trovarne uno morto. Ok. Facciamo così, ragazzi, visto che ci sono tre Little Sister in questo posto, lo facciamo nel prossimo capitolo, non voglio neanche esagerare troppo. Quindi, ragazzi, vi dico un bacione, pura vida, ci vediamo nel prossimo episodio di Bioshock, ragazzi, ciao ciao!